Io vi prometto di essere buon signore per tutti i miei sudditi. Di amarli. Di amarli. E di beneficarli per quanto sta nel mio potere. E di mettere la giustizia al di sopra di tutti i miei pensieri e di tutte le mie azioni. Evviva Cesare! Evviva Cesare! Madonna Ginevra, siete aspettata. Seguite. Faccio dunque paura? No, vi ascolto. Quello che ho da dirvi è molto difficile. Ho parlato spesso con donne giovani e belle, mentendo su quello che sentivo. Ed oggi che per la prima volta dico la verità, esito, come non ho esitato mai. Vi ho veduta entrando a Cesena da trionfatore. Mi siete apparsa come la stella del mio trionfo. Avevo una rosa in mano e ve l'ho offerta. Avete capito quello che mi dicevo? Non mi credo. Non immaginate quanto ho cercato intorno a me. Una pura, una dolce figura di donna. Tu sei tenera e dolce, Ginevra. Perciò ti ho scelta. Permettete che io mi ritiro, signore. Non vi posso ascoltare. Non ti domando una risposta. Mediterai su quel che ho detto. E la risposta verrà. Avete ordini? No, per ora no. Sai che cosa ho fatto in questi momenti in cui la bella Ginevra mi è stata vicina? Posso immaginarlo, monsignore. No, non puoi. Ho balbettato madrigali come uno scolaro. Ho domandato il suo assenso. E poiché non l'ho avuto, l'ho lasciata andare senza baciarle la mano.